Il Signore vi dia pace. Nell'annunciare che il Regno dei Cieli è vicino, nel nome di Gesù lo Spirito Santo parla al nostro cuore. In particolare oggi lo Spirito Santo ci vuole far scoprire sempre più delle meraviglie straordinarie. Allora, per commentare queste letture che abbiamo letto, parto da un passo che mi ha folgorato oggi, che è proprio una bomba, lo Spirito Santo si commenta da solo, no? E dice, la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, dai versetti 17 in poi. Mi sentite? No, che no, perché vorrei che faccio un'altra volta, che parlavo. Ma sentite il microfono? E qua dice... è una cosa bellissima. Secondo voi, no? Quando Dio dà un bene, ma vuole che ce lo godiamo, sì o no? Ecco, questa sembra una cosa scontata, invece è importantissimo. Ecco, mo si è acquietato, meno male, ringraziamo la Madonna. E diciamo, invece tante volte questa cosa non è chiara, e questo capita, fa sì che il cuore possa sanguinare, perché uno sente il desiderio di certi beni, ma Dio poi sembra che gli dà mai. È come uno che ti fa venire la fame e poi ti fa stare sempre a digiuno, insomma, poi ti dice quanto ti amo, no? Lo so, Signore, insomma, no? Allora, sentite che cosa meravigliosa. San Paolo dice: a quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Allora Dio, quando ci dà una cosa, è che vuole che ce la godemo. Allora, mo, per un cristiano, che significa godersi una cosa, un bene? Allora, gioirne, naturalmente, non è che uno si mette a piangere. Diciamo che mi hanno regalato una casa, che dramma che mi è successo, no? No, se te serve, è un dono di Dio, no? Però qua, dopo San Paolo ci fa comprendere cosa significa per un cristiano godere di tutto quello che dà Dio. Quindi la prima cosa, Dio vuole che ne godiamo. E quindi la cosa ordinaria è che Dio i beni li dà per goderli. Non li dà per passare tempo. Oppure ti li dà e poi ti fa soffrire da mattina alla sera, no? Allora tu dici, ma... no? Quindi questo ci invita a combattere santamente, come ci insegna Cristo e la Chiesa, perché noi dei beni possiamo goderne in maniera lecita e bella, secondo le leggi di Cristo e della Chiesa. E chi si oppone al godimento è il demonio. Il demonio sa che più cerca di affliggere una persona, e più la persona poi ha difficoltà a credere che Dio sia un padre. Che Dio si prenda cura anche di un capello del tuo capo. Dice, il capello del mio capo è praticamente un altro momento, si sono bruciati pure i capelli, no? Allora, ecco, questo è importante. Lo Spirito Santo ci dice in San Paolo che Dio dà tutti i beni per goderli. Questa è la volontà di Dio ordinario, no? La volontà generale. E il demonio si oppone al godimento di tutti i beni perché sa che un anticipo dell'inferno è quello di soffrire, e quindi più il demonio cerca di farti stare in sofferenza, in tristezza, in amarezza, e più spera che te alla fine credi che sto mondo è una schifezza, e se Dio ti ha dato sto mondo schifoso, immaginate quell'altro che può essere, no? Dice, se questo anticipo, dice ammazza, l'altro sarà pure peggio, no? Questo te può venire come tentazione, no? Poi sentite però che significa per un cristiano godere dei beni, è bellissimo, eh? È una cosa meravigliosa, dice. Facciamo del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere, così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistare la vita vera. Ecco,
I beni non si possono godere veramente se non vengono usati per fare il bene. Se a te Dio, qua San Paolo parla dei ricchi, ma parla dei ricchi in tutti i sensi, perché se può essere ricchi di soldi, ricchi di intelligenza, ricchi di proprietà, ricchi di qualunque cosa, di qualunque bene. Allora, qualunque sia il bene di cui Dio ti ha arricchito, anche quello che sei un bravo matematico, non ti darà la gioia questo bene se tu non lo userai per fare opere buone anche per gli altri. Tant'è vero che si possono trovare persone ricchissime che hanno case, hanno tutto e sono tristi. Perché? Perché manca l'altra parte del bene, che è quella di far felici pure gli altri. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Allora, se te i beni ti servono per far felici gli altri come vorresti essere felice anche tu nel Signore, allora quello diventa il godimento pieno che ti rimarrà sempre anche per la vita eterna. Ma se te godimento intendi che basta che sto bene io, stanno bene tutti, quello non è più il godimento di Dio ma è di Satana, e infatti è un godimento che ti fa intristire come le piante che cominciano a mosciarsi, perché la pianta è fatta per dare profumo. Allora, se la pianta dà profumo diventa pienamente splendente, ma se si ripiega su di sé diventa una schifezza. E così ogni essere umano, se i beni che Dio gli dà sono per profumare il mondo, perché il mondo dice, sentendo questo profumo, dica: mamma mia quanto è buono Dio, pensa, ha suscitato questa persona che di aiutarmi, pensa quanto è buono questo Padre nei cieli, addirittura non mi ha aiutato mia sorella ma ha aiutato una persona estranea per amore di Dio. Infatti qua dice: chi mi segue avrà 100 volte in fratelli, sorelle, padri, madri e così via. Non te sei affilato tuo padre e magari hai trovato una persona che invece ti ha fatto un bene che è quasi più di quello che ti ha fatto tuo padre, per assurdo. Per amore di Dio, per mostrarti che esiste un Padre nei cieli. Allora ecco, chi vuole essere felice deve prima di tutto non far sciupare l'amore che Dio dà, quindi i beni che Lui dà, quindi non farli sciupare. Ma come la parabola dei talenti, non basta non far sciupare il talento e metterlo sottoterra. Che hanno dovuto fare quelli che hanno fatto bene? Hanno dovuto prendere i talenti, usarli per farli moltiplicare nel bene anche diffusivo. Allora veramente si manda un profumo che rimarrà per sempre, anche per la vita eterna. E il profumo produce gioia. Questo è fondamentale. A volte, come è doloroso pensare, lo dico per pregare, non per criticare, che ci sono persone che con i beni che hanno potrebbero aiutare mezza Africa e invece pensano sempre più magari a arricchirsi, ma non arricchirsi però di opere buone. Invece i beni sono dati perché tu ti arricchisca di opere buone, perché quello che ti fa felice è il bene, non è il possedere. Anzi, una persona quando possiede molte cose, ma le possiede in senso cattivo, proprio che le sente come un possesso suo, sta sempre che ha paura che gli fregano, che gli scassinano casa, che gli rubano la macchina, che gli rubano la moglie. Perché? Perché c'ha un cuore che sta sempre a guardarsi l'ombelico, cioè sempre a pensare alla sua, di praticamente di avere qualcosa lui, sempre impaurito che gli scappa qualcosa. Allora Dio non è così. Dio invece dice: è dando che si riceve. E anche il contadino, vi faccio questo esempio, mi viene da ridere solo a pensarci, però ve lo dico perché è una cosa simpatica che serve per le anime. Allora, il contadino, immaginatevi un contadino che a un certo punto gli danno i semi e gli danno i semi e gli dicono questo contadino non ha mai seminato, la prima volta sta a fare la prima prova. Allora che succede? Che gli dicono: guarda, se tu vuoi far vedere il frutto di questi semi li devi dare, seminare. Però il contadino, pensando a leggi e scrivi, dice: oh, ma che ne so se questo mi sta a fregare, io i semi mi tengo tutti a casa, così almeno ce l'ho, ma a fregare di nessuno. L'anno dopo arriva quello lì e dice: oh,
ma qua non è venuto niente, sì, vai. C'ha tutti i semi però, eh. Eh sì, e chi ti ce fai mo? Allora è seminando che si raccoglie. Se invece te tieni tutto dentro la saccoccia, dopo un po' marcisce come i semi. E le cose di cui una persona si pentirà in punto di morte, se si pentirà, speriamo di no, perché vuol dire che uno già sta tutto bello tranquillo e va. Però se c'è qualcosa di cui uno si pente in punto di morte, è del bene che non ha fatto di solito. E veramente chiediamo allo Spirito Santo che ci apra. Padre Pio diceva: Dio apre i cuori e pure i portafogli. Chiediamo al Signore che ci apra sempre più il cuore e che noi vogliamo rendere felici gli altri come Dio vorremmo che Dio rendesse felici anche noi. Questa è una cosa importantissima. E San Paolo, però, ricordiamoci sempre che Dio non è il nostro nemico. Dio non sta lì, se vede che gioimo del bene, diciamo gli do una bella mazzata, se dovesse questo qua troppo, che ne so, stordico, sto bene, no? No, Dio vuole che noi godiamo dei beni. Ma come si fa a godere dei beni e a non lasciarsene stordire e perdere dai beni? Pensando anche al godimento degli altri. Perché in questo modo il godimento diventa carità. E la carità ti protegge dal godimento sbagliato e ti fa fare invece i gesti buoni perché gli altri siano felici. Questo è fondamentale ed è il segreto anche per guarire, anche per liberarsi, per qualunque dono si vuole ricevere. Perché è il Signore, quando ci chiede di fare qualcosa per l'altro, ci sta chiedendo di seminare. E quando noi seminiamo, è certo, come dice Gesù, io vi ho chiamati perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ma il frutto si porta se semini e rimane se hai seminato. E San Francesco dice, noi lasceremo tutto quello che abbiamo lasciato in questo mondo. Tutto quello che non abbiamo dato in bene, fatto in bene, verrà lasciato. Allora ecco, il messaggio che volevo proprio chiaro che passasse è che Dio vuole che noi godiamo dei beni, quindi non è un Dio geloso nel senso cattivo, quasi che gli dispiace che siamo contenti, anzi ci vuole felici e contenti, ma vuole che non ci roviniamo in questa felicità e contentezza pensando anche alla felicità e alla contentezza degli altri. Questo è un rimedio straordinario. E quando una persona soffre molto, poi finisco, perché questo è un'omelia ma anche una catechesi in qualche modo, perché è un momento speciale, e quando una persona soffre molto, un segreto di felicità, perché quando si soffre cosa succede? Poi finisco questa cosa. E che la persona quando soffre il dolore ti può portare a ripiegarti. E quindi a dire, se fino a mo ho fatto questo, da oggi in poi non passa più nessuno, non me ne può fregare più niente, e se faccio, faccio proprio per giusto, è il minimo indispensabile, cambio proprio modo di fare, no? Invece, quando una persona soffre molto, se vuole agire in fede e vincere, è quello il momento in cui deve dire, sono stato calunniato, mi hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro, beh, il demonio mi vorrebbe strappare la carità dal cuore con tutte le cose che possono succedere. Invece io, sa che faccio? Mi metto praticamente a pregare per chi mi ha calunniato, anzi faccio segnare una messa per tutte le persone che mi possono aver fatto soffrire nella vita, faccio tutto il contrario di quello che vuole il demonio. E questa è una cosa talmente potente che tutti i demoni si devono ingirocchiare davanti a questa cosa, perché davanti al fuoco dell'amore tutte le belve devono fuggire via, come nella foresta quando accende il fuoco. Se invece il demonio vede che quella ferita sta pia pus, perché tu cominci a dire, ah, mi hanno ferito? Mo ti aspetto quando ripassi. Quindi ha vendetta, no? Allora quella ferita comincia a far pus, il demonio vede, oh, questa posso insistere, tanto più insiste, più questa comincia a diventare piaga la ferita, sta abboccato. Come quando è pesca, ha abboccato questa, mi tocca, dammi da fa. Se invece vede che te
dice: ah, sono stato ferito. Questo non esclude la correzione fraterna, è quello che ci insegna Cristo e la Chiesa, è tutto sottinteso. Però nei momenti più brutti sono i momenti in cui bisogna seminare di più il bene. Quindi bisogna proprio pregare per l'arti, segnare messe pure, perché fa ancora più semina di quando praticamente la facevi normalmente. In questo modo il demonio verrà affogato dal bene come gli egiziani dentro praticamente il mare. Se invece davanti al male il tuo mare si prosciuga, gli egiziani chi affoga? Allora ecco, continuiamo questa messa chiedendo proprio al Signore di vincere ogni male con il bene. Allora abbiamo dentro Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. Non c'è bisogno di sforzi. C'è il re dei re che è seduto in trono, quindi non c'è bisogno di sforzi, c'è bisogno di veramente, semplicemente godersi quello che il Signore sta operando e opererà. La ripetiamo insieme. Meraviglioso Gesù, ti ringraziamo perché sei presente dentro di noi. Signore Gesù, accompagnato dagli angeli e dai santi, siedi in trono dentro di noi. Ogni cosa che diremo e che faremo è per ringraziarti, lodarti ed esaltarti. Signore Gesù, siedi in trono nel mio spirito e scaccia via e schiaccia sotto i tuoi piedi tutte quelle suggestioni che vogliono turbare il mio cuore, che vogliono rubarmi la fede, la speranza, la carità, la certezza della vittoria. Seduto in trono nel mio spirito, da sotto il trono, fai scaturire un fiume di acqua viva e fa che scenda nella mia psiche, fin da quando sono stato concepito. E cominci con delicatezza a lavare e a sanare tutto quello che le mancanze d'amore hanno ferito, hanno solcato, hanno piagato, hanno segnato. Paria caria macashunia caria macaria siria macashunia caia iaria macaria shinia caria macaria siria macaria siria caia iaria macaria shinia caria macaria siria caria macaria. Grazie Gesù, perché questi fiumi d'acqua viva stanno entrando anche in quelle zone del mio cuore che erano sigillate e chiuse nel dolore. Fa che quest'acqua viva entri in tutti i luoghi del mio cuore. Affoghi tutti i nemici del Signore e lavi ogni immondizia del mio cuore, ogni crepa, ogni ferita. Benedica ogni dolore
e lo trasformi in amore. Fa che quest'acqua viva, che scaturisce dal tuo trono, entri in tutte le cose che fin dal concepimento mi hanno dato dolore, tutte le cose che ho udito con le mie orecchie, che ho visto con gli occhi, tutti gli odori che mi ricordano cose sbagliate, tutte le ferite al mio tatto, le violenze, gli abusi, le manipolazioni e ogni trauma anche fisico, anche gli incidenti stradali. Paria caria macaria siria macasciunia caria macaria siria Kayaria makisiria makashunia karia mashinia karia makashunia karia makaria siria karia mashinia karia mashinia karia mashinia. Ora il Signore sta entrando in particolare nel corpo, vedete con me, questo fiume d'acqua viva. Entri nel corpo e lo riempia cellula per cellula senza lasciare spazi vuoti. Frate il corpo, nel nome di Gesù ti perdono per tutto il dolore che mi puoi aver procurato nella vita, per la tua debolezza, per la tua imperfezione, per la tua caducità, per la tua malattia, per la tua infermità, per la tua debolezza, per ogni cosa che mi ha portato dolore nel cuore, nella psiche, nei ricordi, nella morale, e ti chiedo perdono, frate il corpo, per tutte le volte che ti ho trattato male e ti ho usato non secondo la volontà di Dio. Ora, frate il corpo, accogli con me il Signore, fa che entri lo Spirito e torna a vivere. Mi rivolgo alle mie ossa, ai muscoli, alle cellule, al sangue, ai neuroni, alle aree cerebrali e a tutto il corpo. Comando di ascoltare questa preghiera. Vieni, o Spirito Santo, dai quattro venti e soffia su tutto ciò che in me è morto, perché riviva nel corpo, nella psiche, nello spirito. Che tutto riprenda vita nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Ogni ginocchio si pieghi nello spirito, nella psiche, nel corpo, in qualunque dimensione. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Signore, in questo momento ho fede che sta toccando una persona
Credo che sia, non so, medico, vedo la parte del corpo, ma non so che parte. Comunque penso che sia legata alle ovaie, cioè questa parte qui dentro il ventre, sta guarendo qualcosa legato alla maternità, no? Quindi sta proprio toccando questa parte particolare della persona. E lasciamo che agisca proprio lo Spirito Santo e adesso facciamo una cosa molto semplice. Vogliamo stendere le mani senza toccare i vicini, non vi dico di toccare, però stendetele proprio col desiderio che il Signore possa, per questa imposizione delle mani, sanare i malati proprio, però senza toccare le persone, in maniera fraterna, senza disturbare nessuno. Adesso chi ha questo dono comincia a cantare in lingue con me, gli altri si uniscono dentro, perché possa il Signore guarire tutti. Chi non conosce il canto in lingue che sente adesso, forse per la prima volta, è un dono dello Spirito Santo. Poi fatevelo spiegare magari da qualcuno che conoscete, però è un carisma, non è che improvvisamente avremo pippato, insomma, cocaina, no? Quindi è un dono dello Spirito Santo, solo che invece di esprimersi in italiano si esprime in questa lingua che sembra a volte aramaico, a volte ebraico e così via, no? Quindi stendiamo proprio le mani e preghiamo con dolcezza, chiediamo che gli angeli si uniscano a noi, che impongano le mani su ognuno di noi e cantino in lingue con noi. Anche la Mamma Celeste chiediamo che canti in lingue con noi insieme a Gesù. Caria, caria, mascinia, caria, macaria, siria. Caria, mascinia, caria, macaria, mascinia, caria. Caiaria mascinia caria macaria siria macassiria scinia. Caiaria mansiria hiria mascita iaiuma. Caiaria mascini caria macchicinia maria. Caria mascini caria macchiria siria. Caeria mancini nanarascini a Maria. Adesso chiedo in particolare che passino gli angeli Michele, Gabriele e Raffaele proprio a toccare le persone, chi vuole a mandarle in riposo dello Spirito Santo, ma in particolare sento che passeranno a sciogliere e sia le malattie, tutto quanto, perché San Raffaele in particolare è per questo, ma anche tutti gli impedimenti a matrimonio, a figli, e sarà, diciamo, una guarigione generale per quello che può servire, no? Per quello che ci può essere bisogno. Quindi noi cantiamo in lingue, ma crediamo che stanno passando questi tre arcangeli con le loro schiere proprio. Caishinia caria macaria siria macashunia. Caeria mascinia caria massinia. Caeria mascinia caria massinia. Caishinia caria massinia. Caishinia riama. Mascinia caria Maria, caria mascinia caria Massiria, mascinia caria. In questo momento gli arcangeli stanno strappando proprio delle cose e stanno strappando anche dei demoni, questo fede, proprio per portarli via per sempre. Aria kishania kiria makaria siria makishania. Caria massiria mashinia kiria massiria. Caria massiria shinia. Caria mashinia caria massiria. Kashinia caria massiria. Vorrei che si facesse un canto proprio che esalta la Signoria di Gesù, tipo è il Signore, insomma quello che viene proprio è il momento che bisogna celebrare Gesù, perché ormai è una bomba, lo sta passando e dove passa il deserto diventa giardino. Amen. Ok, quindi esaltiamolo con un canto e lodiamolo proprio.
Eh sì, solo che non mi ricordo tutto. Allora, se so ricordano loro bene, se no famo un altro. Tanto è sempre per celebrare. C'è un'unzione straordinaria, eh? Quindi navighiamo in questa unzione, lasciamo operare, perché è proprio una bomba, proprio. Grazie a Gesù. Professi che Gesù Cristo è il Signore. Aiaria macchiscinia caria macaria siria macchiria macchiria scinia. Aiaria macchiscinia caria macchiscinia. Aiaria caria macchiria scinia. Aiaria macchiria massiria scimia chiria massiria caia scimia chiria massiria massimia chiria ma caia scimia caria macaria siria caia scimia chiria massimia chiria. Allora adesso io e Don Iuda e faremo l'unzione con l'olio. Allora, questo è olio esorcizzato, quindi di per sé serve per liberare e anche per liberare dalle malattie. Per oggi ci sarà una grazia di unzione, proprio lo facciamo per ungere, perché l'unzione possa è scesa, ma possa rimanere proprio, quindi completare l'opera. Quindi vedrete, come quando si fa la comunione, noi ungeremo con l'olio ogni persona, no? Tanto è Gesù che unge e l'unzione che opera. Io e Don Iuda siamo soltanto a faccia diversa di Gesù, insomma, ok?